SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Una coppia di 26 anni polacchi è stata aggredita mentre era appartata in spiaggia alle 4 del mattino a Miramare di Rimini. Lui è stato picchiato e derubato, lei abusata sessualmente da 4 persone straniere. Era ricercato da tempo il rapinatore seriale di banche arrestato dai carabinieri di Ravenna. Per non farsi riconoscere, l'uomo usava diversi travestimenti, in particolare un parrucchino e occhiali da sole. Non si ferma la truffa dei pallinari sul lungomare di Rimini nonostante i controlli delle forze dell'ordine, bande organizzate di diverse persone che alleggeriscono il portafoglio dei turisti allettati dalle vincite facili. Si chiude con numeri da record per presenze ed eventi la manifestazione di Rimini, annunciato il titolo del meeting 2018, che tornerà ad essere una frase del fondatore di CL Don Giussani. Installato il nuovo autovelox tra Faenza e Bagnacavallo, la strada è troppo spesso scenario di incidenti e il dispositivo fotograferà le targhe dei veicoli che supereranno i 70 km orari, oltre a verificare che i mezzi in transito lo siano assicurati e revisionati. Basket, si è presentato i suoi nuovi tifosi Giovanni Severini. La guardia ala proveniente da Avellino è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Unieuro Forlì e sarà un ottimo complemento per il reparto esterni della squadra di Valli. Questo è il telegiornale della Romagna e in studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione serale. Come avete sentito dai nostri titoli, l'apertura è affidata ad una terribile vicenda dal riminese. Una notte da incubo in riva al mare per una coppia di giovani polacchi. Mentre lui veniva picchiato, lei veniva stuprata sotto gli occhi del compagno. Vediamo allora questa terribile vicenda nel nostro primo servizio. Una storia orribile. Una ragazza in vacanza al mare che viene stuprata sotto gli occhi del fidanzato mentre questo viene picchiato e derubato dal branco. Tutto al buio, alle 4 di sabato, sulla battigia di Miramare di Rimini, all'altezza del bagno 130. In quell'ora in cui la notte diventa mattina, la coppia di giovani polacchi si era appartata in riva al mare per stare un po' da sola. Due corpi coperti dalla notte. Quella stessa notte che ha permesso ad un gruppo di malviventi di raggiungerli e sorprenderli tra i pedalò adagiati sulla sabbia. Il romanticismo di una nottata vacanziera si è tramutata in un batter d'occhio in orrore. Il ragazzo è stato preso da parte e picchiato e le sue tasche svuotate. La ragazza è finita nelle grinfie di quegli uomini che avevano sete del suo corpo ed è stata stuprata, proprio lì, sotto gli occhi del fidanzato che, ferito e braccato, assisteva allo scempio. Anche gli aggressori erano stranieri e ancora non se ne conosce la nazionalità. Una volta finito con la ragazza e portato via tutto quello che c'era da portar via, le due vittime si sono riunite e hanno trovato la forza per dare l'allarme quando il cielo ormai albeggiava. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che sta indagando per risalire ai responsabili tramite degli indizi e la ricostruzione fatta dai due giovani. Entrambi sono stati curati presso il pronto soccorso di Rimini. E continuiamo a parlare di questa aggressione, passiamo al nostro portale TR24. Sull'episodio infatti dello stupro con rapine in spiaggia a Rimini, l'amministrazione comunale si dice sconvolta per la brutalità e bestialità dell'episodio ed esprime solidarietà alla ragazza vittima di violenze e al compagno ferito, rendendosi disponibile al supporto di cui possono avere bisogno. Siamo in costante contatto con il questore che ci tiene aggiornati sugli sviluppi, afferma l'amministrazione, che chiede la collaborazione dei cittadini nel segnalare elementi di sospetto. E infatti
infatti si parla anche del questore che dice: gli autori dell'aggressione e dello stupro erano, spero di non essere smentito dalle indagini, dice, reduci da una notte di sballo con abuso di sostanze alcoliche stupefacenti. Lo ha detto all'ANSA il questore di Rimini, Maurizio Improta, che oggi, dopo un'estate tra le più safe degli ultimi anni, si trova di fronte ad un caso viceversa tra i più odiosi per circostanze e vocazione del territorio, lo stupro di gruppo e la rapina in spiaggia. E ancora cronache, passiamo invece nel territorio ravennate, dove i carabinieri hanno arrestato un rapinatore seriale di banche che era ricercato da tempo. Vediamo allora tutti i dettagli nel servizio. Aveva messo a segno oltre 60 rapine in 30 anni. Il rapinatore seriale di banche arrestato dai carabinieri di Ravenna che, munito di sopracciglia finte, orecchini a calamita, occhiali da sole e un cappellino da baseball, a 66 anni non esitava a lanciarsi oltre il vetro degli istituti di credito per arraffare denaro. L'uomo, Gianpietro Ghirardello, pluripregiudicato, originario di Badia Polesine, era ricercato dal febbraio 2016 per essersi sottratto alla misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione alla casa lavoro di Castelfranco Emilia nel Modenese. La sua zona di interesse era la provincia di Ravenna, Rovigo e anche nel Veronese. E a febbraio ha lasciato, come misura di sicurezza, ha lasciato una casa in provincia di Modena, era sottoposto a una misura lì in provincia di Modena e si è reso irreperibile. Diciamo, in questo periodo ha messo a segno altre rapine, quindi ha continuato a rimpinguare quello che è la sua biografia, diciamo, da rapinatore, e ha messo a segno altre quattro rapine, una in provincia di Verona, l'altra in provincia di Ferrara e due in provincia di Ravenna. L'atto invece del controllo è stato sorpreso, il soggetto che si è dato la fuga è poi stato raggiunto dai militari del nucleo investigativo del reparto operativo dei carabinieri di Ravenna, è stato, come dicevo, bloccato e ha esibito dei documenti falsi con apposta la sua fotografia. Ha tentato in buona sostanza di confondere un po' i militari, però è ovvio che già lo conoscevano, quindi conoscevano molto bene la sua foto segnaletica e quindi poi lo hanno comunque bloccato e portato qui in caserma a Ravenna. E torniamo nel riminese. Una donna e il suo cane sono stati trovati carbonizzati a Trarivi di Montescudo, nell'entroterra riminese. La donna, si tratta di un etiope di 51 anni, in Romagna con un figlio 18enne da poco meno di un anno, si è suicidata e ha ucciso il proprio cane cospargendo l'interno dell'auto di combustibile dandogli fuoco. Le fiamme hanno lambito un vicino canneto senza però arrecare danni al campo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, l'abitacolo della Fiat appunto era liquefatto. È stato un residente del luogo ad accorgersi del bagliore delle fiamme in una via fuori mano del paese. Sono intervenuti anche i carabinieri di Riccione, che hanno trovato nelle ceneri il portafoglio semidistrutto della donna, potendo così identificarla. A quanto sembra aveva già tentato due volte di togliersi la vita, pare per problemi di lavoro e di integrazione, negli scorsi mesi di aprile e maggio. In primavera era stata ricoverata a Cattolica per aver ingerito delle pasticche ed era in cura al CERT per una dipendenza da alcol. Rimaniamo nel territorio riminese perché non si sono arrestati i pallinari sul lungomare di Rimini nel corso dell'estate, nonostante le diverse operazioni di controllo. Andiamo allora a vedere questo reportage. Un'estate all'insegna della truffa sul lungomare di Rimini. Nei mesi più caldi si sono visti sui marciapiedi della zona mare diverse bande di cosiddetti pallinari, coloro che tramite il gioco delle tre campanelle derubano, così si potrebbe dire se non fosse che il gioco è volontario, ignari avventori che ancora non hanno capito che non si vince mai. Convinti di sapere dove viene nascosta la pallina, i giocatori puntano 50 euro per volta, perdendoli puntualmente. Chi l'ha visto? Questa qua dove? Questa e questa dove? Open. No! Le batterie di pallinari sono operative a tutte le ore del giorno e della notte, qui da Viale Vespucci fino ai Viali delle Regine, il luogo prediletto dai turisti per la passeggiata. Si tratta di bande organizzate composte da 4 o 5 membri ciascuna. Oltre all'abile manovratore del banco, ci sono in genere un paio di complici che vincono sempre, con lo scopo di illudere i passanti. In questo caso si tratta probabilmente della donna bionda con il vestito di fiori, l'unica a vincere nei minuti in cui assistiamo al gioco. E questa? 50-100, bravo la palla, guarda! Chi casca nella trappola è in genere un turista che spesso non parla nemmeno l'italiano. La palina, hai sbagliato.
A poco sono servite le campagne di sensibilizzazione di questi mesi, oltre alle retate delle forze dell'ordine. Una volta allontanati, i truffatori fanno subito ritorno su strada. Nella batteria è presente un palo che all'avvicinarsi di una pattuglia emette un particolare fischio che i colleghi riconoscono. Passano pochi istanti e la banda si smaterializza. Sul posto rimangono solo turisti smarriti con i portafogli alleggeriti. Torniamo ora al nostro portale TR24. Avrebbe approfittato del suo ruolo di guardia giurata per derubare i distributori di snack sul luogo di lavoro. Un 38enne pugliese incensurato, residente a Cesena, è stato denunciato dai carabinieri di Longiano per furto aggravato continuato. In 2 anni l'uomo avrebbe svaligiato le macchinette di bevande e alimenti presenti nella nota azienda di produzioni agricole, utilizzando vari arnesi da scasso. Si parla di 7 furti per un totale di 4.000 euro in contanti. Il responsabile dei furti riusciva sistematicamente ad eludere il sistema di sorveglianza, mostrando di conoscere a menadito il collocamento delle varie telecamere. Andiamo invece al meeting. Doveva essere un convegno finanziario sui piccoli stati, ma è stato caratterizzato dalle manifestazioni di protesta di alcuni attivisti e parlamentari sammarinesi di opposizione contro un paio dei relatori, tra cui il presidente della Banca Centrale del Titano. Vediamo. Siamo al meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini, dove San Marino si è ritagliato un piccolo spazio da protagonista durante i convegni pomeridiani di venerdì. Doveva essere una conferenza in ambito finanziario sulle prospettive globali di crescita e le dinamiche dei piccoli stati, ma è stato un incontro caratterizzato anche dalla protesta ben visibile di alcuni parlamentari sammarinesi. Attivisti e consiglieri infatti del movimento di opposizione civico Rete hanno infatti esposto dei cartelli rivolti a due dei relatori, Francesco Conforti della Advantage Financial e Wafik Grais, presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definendoli avvoltoi della finanza e interrompendo i loro interventi anche con dei fischi. Proteste a cui i relatori non hanno fatto alcun riferimento, affrontando invece le questioni finanziarie. Quando sei un piccolo Stato e leggi la letteratura finanziaria in ogni posto, ti dice che i piccoli Stati hanno problemi nel reperire abilità specifiche, che sono vulnerabili, deboli e che hanno problemi. Mi piacerebbe far passare il messaggio invece che i piccoli Stati sono di successo e che se fanno ciò che serve possono avere successo. Essere piccoli non è una maledizione, potrebbe essere un'opportunità, infatti, anche perché non sei minacciato da nessuno se sai come gestirlo. E rimaniamo al meeting perché la manifestazione si sta chiudendo con dei numeri di successo ed è stato anche anticipato il titolo dell'edizione 2018, che sarà una frase del fondatore di CL Don Giussani: le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice. Vediamo. Il titolo del prossimo meeting 2018, le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice. Tante domande suscita questo titolo, il meeting non darà risposte, però chiamerà tante persone a raccontarsi su questo. Un bilancio estremamente positivo per alcuni fattori, pubblico questo noto, tanto ne è venuto, forse anche di più di quello che ci aspettavamo quest'anno, l'internazionalità. Ma i fattori nuovi di quest'anno secondo me sono uno spessore culturale, una consapevolezza di questo spessore culturale da parte del pubblico, direi non inaspettata, però sicuramente molto molto approfondita rispetto al passato. Tanta gente che è qui per sapere, per conoscere, per vedere, per approfondire quello che non sapeva, per incontrare chi non conosceva, quindi questo dato è assolutamente importante. L'altro aspetto secondo me nuovo di quest'anno, tanti dei panel hanno avuto una prosecuzione in domande fatte da parte dei giovani e relatori, giovani che si erano preparati, che avevano letto, che avevano studiato, che erano interessati a conoscere personalità come Violante, come Simoncini, domande fatte anche al Premier Gentiloni. Voglio dire, in un meeting dedicato all'eredità mi sembra anch'esso un fattore estremamente interessante. Un ultimo elemento vorrei sottolineare, anche questo meeting si era aperto con domande da che parte sta politicamente il popolo del meeting. Si è visto che il popolo del meeting sta dalla parte dei contenuti, delle cose che sono da fare, del bene che bisogna costruire per il Paese, nella speranza che chi lo deve fare lo faccia bene.
quello in corso è un weekend di controesodo. Torniamo allora al nostro portale TR24, perché ci sono quasi 2 milioni di italiani in treno per il rientro a casa. Saranno oltre 500.000 i passeggeri in movimento sulle frecce e intercity e 1.300.000 sulle corse regionali di Trenitalia, utilizzate in questi giorni esclusivamente per turismo e viaggi, con un picco che durante la settimana di Ferragosto ha sfiorato i 3 milioni. Rende noto così FS, spiegando che per l'occasione sono stati rafforzati i servizi di assistenza nelle principali stazioni. Sono stati attivati i centri operativi territoriali che, in coordinamento con la Sala Operativa Nazionale, monitorano l'andamento della circolazione ferroviaria e fronteggiano eventuali criticità. Sono presidiati tutti gli impianti strategici ed è stato rafforzato il personale addetto alla circolazione dei treni, spiega FS sul suo sito. E dalla circolazione dei treni a quella stradale, un nuovo autovelox nel territorio ravennate lungo la strada che collega Faenza a Bagnacavallo. Vediamo. Da lunedì 28 agosto il nuovo autovelox installato a Faenza lungo la provinciale 8 inizierà a sanzionare gli automobilisti indisciplinati. Terminato il periodo di prova, l'occhio elettronico fotograferà tutti i veicoli che supereranno i 70 km/h in direzione della città delle ceramiche. A fine settembre un analogo strumento sarà collocato nel senso di marcia opposto. L'apparecchio rientra all'interno del piano per migliorare la sicurezza stradale in provincia di Ravenna, voluto dalla prefettura, a seguito dell'alto tasso di incidenti riscontrato nell'ultimo periodo. La provinciale 8 è una delle principali strade del territorio ravennate. Collega il Faentino con la Bassa Romagna e i lidi della costa, altamente frequentata a qualsiasi ora del giorno e della notte, con lunghi rettilini nei quali i mezzi in circolazione superano abbondantemente il limite di velocità previsto dalla legge. La scelta di collocare il velox all'incrocio fra via Donesiglio e via Monte Sant'Andrea nei pressi dell'abitato di Granarolo è arrivata al termine di un confronto con i territori, analizzando le richieste dei cittadini e studiando le aree dove per le pattuglie delle forze dell'ordine è difficile operare in sicurezza. Frequentemente la zona è teatro di pericolosi incidenti, anche mortali. Il dispositivo sarà gestito dalla Polizia Provinciale, sarà in funzione 24 ore su 24 e contesterà infrazioni da un minimo di 41 euro fino ad un massimo di 828 euro. I proventi saranno destinati a migliorare la viabilità in tutte le strade della provincia. Il congegno di ultima generazione consentirà inoltre di verificare se i mezzi in transito siano assicurati o revisionati. Ha parlato al popolo contrario all'immigrazione Daniela Santanchè, intervenuta ieri sera a un comizio a Bellaria Igemarina. Marina. Sentiamola. Nelle nostre città ci sono quartieri che sono dei califfati. Non sono razzista, dico solo cose di buon senso perché amo il mio paese. Questo è il messaggio dell'onorevole Daniela Santanchè al pubblico di Bellaria e Igemarina, Marina, il cui comizio di venerdì verteva tutto sugli immigrati. Abbiamo bisogno di pensare agli italiani, ma questo non vuol dire essere estremisti o essere razzisti o xenofobi. Semplicemente significa essere italiani. Come un buon padre di famiglia, prima pensa ai propri figli. E gli stranieri che lavorano regolarmente, pagano le tasse, dovrebbero avere gli stessi diritti? Ma gli stranieri che lavorano, che pagano le tasse, che rispettano le nostre leggi, le nostre abitudini, che sono integrati nel nostro tessuto sociale, io nulla ho contro questi. Io mi scaglio contro chi nel nostro paese non avrebbe nessun diritto di starci. Gli stranieri possono essere una risorsa per pagare, ad esempio, le pensioni degli anziani che sono sempre di più in Italia? Queste sono sciocchezze, abbiamo visto che il modello di integrazione non ha funzionato, si sono integrati da un punto di vista dei consumi, di comprarsi jeans, di ascoltare le nostre canzoni, ma non si sono mai integrati dal punto di vista dei valori e quindi non c'è integrazione. Siamo in guerra, una guerra peggiore di tutte le altre perché stiamo arretrando sui nostri valori, ha detto l'onorevole e ha fatto un esempio. Non è normale che nelle mense scolastiche non si possa mangiare il prosciutto cotto. Andiamo invece a Ravenna, dove si è costituita JFK Square, associazione temporanea di impresa per animare Piazza Kennedy con eventi e concerti. Vediamo. Nasce a Ravenna JFK Square, associazione temporanea di impresa che si propone di animare Piazza Kennedy con iniziative ed eventi a partire da settembre. Stiamo organizzando appunto per i mesi di settembre, dal 2 al 7 di ottobre, eventi musicali e non, anche culturali, anche per famiglie. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione per questi eventi un palco fisso tutto il periodo, che sarà di 6 metri per 8, quindi un bel palco, dove sopra abbiamo previsto un palinsesto molto importante partendo dal JFK Festival Indie Rock, che prevede 4 sabati di musica dal vivo con 2-3 gruppi che si alterneranno per
per ogni weekend. Tutto questo correlato anche da bancarelle che venderanno oggetti vintage inerenti al tema del festival, quindi tutto, e uno stand enogastronomico gestito dall'associazione temporanea di impresa stessa. Dell'ATI fanno parte le attività come il Central Bar, il Kennedy Caffè, naturalmente Burger, la Taverna Boaria e la Macelleria Zaffi, oltre chiaramente al Fellini Scalino 5. Anche altre attività collaborano, non essendo partecipanti dell'ATI, ma come sponsor di attività che insistono sulla piazza, come la Pizzeria Sky e il ristorante Zushi giapponese. Non sono soltanto band del territorio, ma anche band della provincia di Bologna, come Altra DB, famose per la loro partecipazione a quelli che è il calcio. Poi abbiamo Giungla, che è una ragazza di Solarola, trapiantata insomma a Bologna, Emanuele Adrei, e oltre alla mia band ma ci sono anche Sunday Morning da Cesena, ci sono le I'm Not a Blonde, che è un collettivo di due ragazze che fanno dell'indie pop, c'è una grande scelta. Proseguiamo con la cronaca e l'attualità, le nostre notizie in breve. Rimini. Arrestate due persone perché non rispettavano le misure cautelari. Un quarantenne del posto e domiciliari è stato sorpreso mentre girava in bicicletta. Un 25enne tunisino con divieto di dimora nella provincia è stato sorpreso in zona Miramare. Faenza. Dopo le segnalazioni sulla presenza di ambulanti abusivi e molesti presso il mercato, i carabinieri hanno pattugliato l'area in borghese, ma non hanno riscontrato anomalie. Il servizio verrà ripetuto nei prossimi giorni. Lugo. Arrestati due ricercati a Massa Lombarda. Si tratta di un rapinatore violento di 27 anni e di uno stupratore della stessa età, il cui crimine era stato commesso nel 2010 ai danni della sua fidanzata di allora. Ravenna. Il 27 agosto gli estimatori del gerarca fascista Ettore Muti ne commemoreranno la morte presso il cimitero della città. Per il PD locale si tratta di un evento sgradito, ma Forza Nuova annuncia saremo presenti come ogni anno. Cedo ora invece la linea alla nostra redazione sportiva per il TG Sport. Buonasera, ben ritrovati al TG Sport. Il basket si è presentato ai suoi nuovi tifosi, Giovanni Severini. La guardia ala proveniente da Avellino è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Unieuro Forlì e sarà un ottimo complemento per il reparto esterni della squadra allenata da Valli. Sostanza, ma anche tanta qualità. È quella che sarà richiesta a Giovanni Severini, il 24enne esterno di Macerata, sbarcato a Forlì dopo tre stagioni vissute ad Avellino. Coach Valli lo presenta così. Un ragazzo giovane, un ragazzo che ha voglia di dimostrare, un ragazzo che come ala alla guardia potesse darci un contributo, soprattutto difensivo, soprattutto di collante tra i vari reparti, tra anche con gli americani, anche perché non è sempre facile convivere sul perimetro con due giocatori che onestamente si prenderanno la maggior parte dei tiri. Ed il prodotto del vivaio della Mensana non nasconde le ambizioni che l'hanno condotto a sposare la causa dell'Unieuro. Ma so benissimo che è una stagione fondamentale, so che sono chiamato a fare un salto di qualità importante, perché fare pochi minuti in Serie A è una cosa, essere protagonisti in un campionato difficile come la Lega 2 è un'altra. E questo è estremamente stimolante, non vedo l'ora sinceramente che inizi il campionato per mettermi alla prova, perché proprio questo desiderio di vedere quello che sono capace di fare e di dimostrare a me stesso e poi agli altri quello che insomma posso fare, e voglio aiutare la squadra a raggiungere risultati importanti. E rimaniamo in tema, ospite dell'Unieuro Forlì, l'ex coach della Fulgor Libertas Alessandro Finelli non ha mancato di fornire il proprio parere sulla situazione dei biancorossi in vista del prossimo campionato di A2. In un pomeriggio di fine agosto arrivi al Palafiera e ti trovi di ritorno Alex Finelli. Alex, questo palazzetto ti ha amato in quella breve, purtroppo, esperienza vissuta a Forlì.
Che effetto fa ritornarci per salutare Giorgio Valli, Renato Pasquali e un po' anche alcuni tifosi che assistono all'allenamento della Pallacanestro 2.015? Beh, è sempre bello entrare in questo palazzetto, vedere sempre entusiasmo, vedere tifosi anche ad agosto, vedere allenamento, sempre molto, molto stimolante. Logicamente in questo momento io sono senza squadra, quindi mi fa piacere vedere, aggiornarmi, vedere allenamenti, vedere un amico come Giorgio condurre questa prestagione. Siamo come forlivesi, parlo da forlivesi, risaliti fino ad avere adesso nella prospettiva una stagione di che tipo secondo te? Con il mercato che ha rinnovato la squadra che l'anno scorso si è salvata nei play-out con Chieti, una stagione che si preannuncia almeno nelle intenzioni tranquilla, così può essere realmente? Ma il campionato di Lega 2 è difficilissimo, direi che l'ambiente di Forlì lo ha toccato con mano lo scorso anno, quindi sa esattamente il tipo di stagione che arriverà, soprattutto in un girone, quello Est, che è difficilissimo, con squadre probabilmente di un altro livello, come Fortitudo, come Treviso, come Trieste, quindi c'è da mettersi l'elmetto ogni domenica per cercare di soffrire meno dello scorso anno. Chiudiamo con l'Ippica, è stato via col vento gara ad essersi aggiudicato sotto l'abile guida di Domenico Zanca l'ambito premio Rotary Club Romagna, andato in scena ieri sera all'ippodromo di Cesena. Questa sera invece toccherà ai quattro anni e al premio Gardini per arredare. Un sabato dalle variegate proposte tecniche attende l'appassionato pubblico dell'ippodromo del Savio, con i puledri a far bella mostra di loro, i quattro anni impegnati in uno spettacolare miglio e gli anziani a dar vita nell'handicap collocato in cima al cartellone e contrassegnato dall'inusuale programmazione sulla distanza del miglio e da una difficile lettura tattica. La sesta corsa, premio Gardini per arredare, presenta sette soggetti che si avvieranno al primo nastro ed un poker di inseguitori si incaricherà di movimentare la contesa con l'inviato di Eric Bondo, Talent B, alla ricerca della vittoria dopo una serie di piazzamenti improvvisato per l'occasione da Andrea Farolfi. Rose GSO pare l'avversario più insidioso assieme all'avvantaggiato Naxos, vero e proprio specialista delle partenze da fermo. Anche questa sera si parte nel segno dei gentleman in compagnia di cadetti dal positivo incedere agonistico su tutti il progredito Ultimo Lord, a cui manca solo il successo per sancire una definitiva dimensione atletica. Ieri sera intanto il centrale premio Rotary Club Romagna riservato ai tre anni è stato vinto di prepotenza da Via col Vento Garra, affidato a Domenico Zanca. Il puledro, allenato da Olga Lerert, comincia così ad ambire e a sognare percorsi classici. È tutto per lo sport, grazie per l'attenzione, buona serata. Andiamo ora invece a vedere insieme quelle che sono le previsioni meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La situazione meteo nella nostra regione ha visto una settimana dominata dall'alta pressione che ha garantito giornate soleggiate e via via più calde. Se a inizio settimana ci svegliavamo con temperature davvero fresche, in questi giorni abbiamo avuto un netto rialzo termico e il caldo è tornato intenso. La situazione non cambierà nemmeno nella giornata di domenica. La settimana infatti si concluderà con una bella giornata di sole su tutta l'Emilia Romagna, i cieli saranno infatti sereni o al più poco nuvolosi nel pomeriggio, ventilazione debole di brezza sulla costa dove il mare sarà calmo, temperature in ulteriore aumento, valori minimi compresi tra 17 più 23 gradi, i valori massimi saranno compresi tra 27 e 30 gradi sul mare, ma punte fino a 35-37 gradi non saranno da escludere sulle pianure dell'Emilia centrale, quindi temperature nettamente sopra la media del periodo. Poi la nuova settimana inizierà con maggiori stabilità tra lunedì e martedì, ma sempre temperature decisamente estive. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Ed ora il riepilogo con i titoli di questa edizione.
Una coppia di 26 anni polacchi è stata aggredita mentre era appartata in spiaggia alle 4 del mattino a Miramare di Rimini. Lui è stato picchiato e derubato, lei è abusata sessualmente da 4 persone straniere. Era ricercato da tempo il rapinatore seriale di banche arrestato dai carabinieri di Ravenna. Per non farsi riconoscere, l'uomo usava diversi travestimenti, in particolare un parrucchino e occhiali da sole. Non si ferma la truffa dei pallinari sul lungomare di Rimini nonostante i controlli delle forze dell'ordine, bande organizzate di diverse persone che alleggeriscono il portafoglio dei turisti allettati dalle vincite facili. Si chiude con numeri da record per presenze ed eventi la manifestazione di Rimini, annunciato il titolo del meeting 2018, che tornerà ad essere una frase del fondatore di CL Don Giussani. Installato il nuovo autovelox tra Faenza e Bagnacavallo, la strada è troppo spesso scenario di incidenti e il dispositivo fotograferà le targhe dei veicoli che supereranno i 70 km orari, oltre a verificare che i mezzi in transito lo siano assicurati e revisionati. Basket, si è presentato i suoi nuovi tifosi Giovanni Severini. La guardia ala proveniente da Avellino è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Unieuro Forlì e sarà un ottimo complemento per il reparto esterni della squadra di Valli. E per questa edizione è veramente tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi ricordo come sempre il nostro portale TR24, pagina Facebook e Twitter, vi ricordo anche che la nostra informazione tornerà domani mattina, domenica, in diretta alle ore 8 con la nostra rassegna stampa. Per questa sera è veramente tutto, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata, arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.